sapevamo che affrontavamo una squadra che era in difficoltà e che quindi avrebbe dato l'anima per portare punti a casa. Penso che sia un punto conquistato e adesso prendiamo la sosta anche per i nuovi arrivati, così inizieremo anche un po' ad entrare nei meccanismi. Penso che prendiamo questo punto e ripartiamo dopo la sosta e cerchiamo di mettere benzina dentro e di riprendere un po' di entusiasmo e di riprendere la nostra squadra per la vetta. È stato qualche nuovo arrivo, quindi è normale che un po' nei meccanismi ancora abbiamo bisogno di un po' di tempo e speriamo di dare continuità ai risultati e di prendere la nostra strada. L'anno scorso è andata e questo è un altro campionato, siamo un'altra squadra e quindi bisogna cercare di capire al più presto questo e trovare entusiasmo e ripartire più forti di prima. Diciamo che ho letto un secondo in ritardo lo spunto di Greg, perché se l'avessi letto un po' prima, arrivavo prima io sul difensore. Poi, nonostante quello, cioè, ci sono arrivato lo stesso, lui ha rinviato, colpendo me, la palla è uscita fuori, non so come, cioè io ero dentro lo specchio della porta. Quindi, cioè, di solito quello che colpisci te va dentro la palla. Non dico che devo andare così e andiamo avanti. Chiedo su un singolo, Enjuma, che è nuovo anche a livello del contesto di squadra, di entrare, la lingua, come procede questo? Sì, è un ragazzo che ha voglia di apprendere, quindi è normale che viene in un campionato totalmente nuovo, compagni nuovi, squadra nuova, ci vuole un po' di tempo, è quello che hanno bisogno i ragazzi nuovi, quindi siamo positivi e aiutiamoli sia noi squadra che tutta la gente fuori. È stato un ritiro un po' particolare, la prima partita ufficiale l'abbiamo fatta col Parma, poi dopo 50 minuti mi hanno mandato via col Palermo, quindi diciamo che la partita col Cittadella è stata la prima vera e propria partita. Stavo non benissimo fisicamente, però alla fine ho stretto i denti e ho cercato di esserci in tutti i modi. Poi al 65esimo ho avuto un piccolo fastidio all'adduttore, quindi ho preferito non rischiare.